Dal 24 febbraio molti pendolari non salgono più sui treni per recarsi al lavoro perché numerose aziende hanno puntato sullo smart working e così 2 mesi di abbonamento annuale finora se ne sono andati senza che gli utenti ne potessero usufruire e non si esclude ovviamente che per altre settimane continuerà la formula del lavoro da casa. L'associazione Pendolari Piacenza, che conta un centinaio di iscritti, si è rivolta a Confconsumatori per tutelare i propri diritti in merito agli abbonamenti non fruiti a causa dell'emergenza coronavirus. Stanchi del silenzio di Trenitalia, abbiamo deciso di rivolgerci a Confconsumatori, è quanto si legge in un post pubblicato sulla pagina Facebook dell'associazione. E per tutti i soci delle associazioni pendolari ci sarà la possibilità di rivolgersi a Confconsumatori, la quale poi porterà avanti delle richieste specifiche di tutela per i singoli titolari di abbonamenti non fruiti. Io so che Trenord in questo senso si è mossa già prevedendo dei rimborsi sulle parti di abbonamento non fruite, ma Trenitalia ancora invece non ha fatto sapere nulla. Per cui noi abbiamo deciso di farci sentire in maniera più forte per capire un po' cosa ci potrà fare.